siamo partiti, è iniziata Clivense Varese, campionato di nuovo a tutti. A Colferai, prova a andare via, pallone dentro per Brighenti che in scivolata di poco non aggancia. Danieli, allora va lui, batte la punizione, sappiamo lui maestro nei calci piazzati, infatti anche qui si rende pericoloso. Pallone dentro direttamente verso la porta, deve allontanare di pugno ancora Basti, poi Kocic a liberare, evitare qualsiasi pericolo. Danieli, mezzo a due, viene pressato, poi da Zudas che perde palla sul pressing di Orellana. Orellana dietro da Gatti che guarda la porta, non trova però la porta. Zudas contro per Sissé, la mette giù di petto, l'imbeccata, poi colferà di prima, una staffilata che però non inquadra la porta. Ottima occasione qui da parte del numero 7, si va dalla parte opposta, ancora Orellana che si abbassa a fare lui il play, la sventagliata ora sulla sinistra precisa per Gasparri che la mette dentro con il destro, poi il pallone prolungato di testa da parte del numero 9 Manigoni. Colferai si era centrato, riesce comunque a tenere in campo il pallone, anzi in Alessio, poi Colferai lo sguardo dentro l'area, pallone dentro, Brighenti passa, poi Sissé che riceve il pallone, la mette dentro in buca d'angolo per la Clivense, un'ottima Clivense che stava attaccando imperterrita dal primo minuto e finalmente trova il tapin vincente per il meritato vantaggio. Si vede, attenzione poi la conclusione qui cercata da parte del numero 7 Gasparri che ha provato a tirare con una conclusione a giro, alleggerisce per Danieli. Prova ad andare di nuovo da Kocic che entra in area, pallone dentro, però no, è tutto fermo. Stavo per aggiungere com'è dentro anche il tiro di Andrea Brighenti, ma si alza la bandierina ed è iniziata la seconda parte di Clivense Varesina. Di testa la mette giù, l'ottima la sponda per Colferai che subito in profondità per Richiello, c'è la giusta di testa per Richiello anticipato all'ultimo da Basti, poi però in qualche modo gli si dice il pallone a Richiello che poi dà l'impressione del gol, pallone che però è stato deviato all'ultimo da o un difensore o il, direttamente il portiere Basti. Mettiamo questo pallone in avanti, la sponda quasi fortuita per Orellana, pallone centrale para Pavoni. Attenzione, pallone dietro proprio per Orellana che finisce a terra da solo, poi Ciuffo, pallone dentro, qui la girata mancata, attenzione alla conclusione da parte di Capitan Gasparri, poi una deviazione da parte della difesa della Clivense a concedere solo il calcio d'angolo. Pallone sulla sinistra, Orellana bucata dentro, attenzione al pallone che passa e c'è la rete da parte del numero 7 Gasparri, qui l'imbucata sulla sinistra quella della Varesina, Orellana Gasparri, quindi pareggia i conti la Varesina 1-1, siamo al 26esimo. Rimpallo è suo, poi ottima apertura da parte di Danieli per Sissé, uno contro uno con Greco, entra in area, ecco già munito, la tiro a giro, l'abbiamo vista girare questa palla ma non abbastanza. Pallone dentro, lontana Brighenti e poi tiro abbondantemente oltre la porta, oltre il 92esimo e quindi si conclude qui il match, è un punto ciascuno, un 1-1 fra Clivense e Varesina, una bella partita.